sarò il sindaco di tutti i romani, anche di quelli che non mi hanno votato, perché è questo quello che deve fare un sindaco. Lavoreremo per riportare la legalità e la trasparenza all'interno delle istituzioni, che dopo oltre 20 anni di malgoverno e dopo Mafia Capitale non le avevano più, non vedevano più questi principi, questi criteri a guidare l'amministrazione. Noi li riporteremo come centrali per le scelte politiche. Con noi si apre una nuova era. Voglio mettere un punto oggi qui su tutti questi toni aspri che hanno contraddistinto la campagna elettorale, sui vili attacchi che ho ricevuto da altre forze politiche. Voglio mettere un punto. Si riparte. Da domani io mi auguro che tutte le forze politiche abbiano il buon senso di voler aprire un dialogo onesto sui problemi e le soluzioni di Roma. Mi auguro che abbiano il buon senso di rimettere al centro delle scelte politiche gli interessi dei romani. Questo è l'obiettivo che mi sono prefissa. Abbiamo avuto tutti contro un progetto che è partito con tante persone che si sono raccolte intorno a noi, hanno creduto nella nostra proposta e mi hanno accompagnato in questi 3 mesi in mezzo alla gente, con la gente, per poterla diffondere e poter avere la loro accoglienza. È stato significativo il risultato del primo turno. Già dal primo turno era nettissimo il nostro vantaggio, abbiamo rischiato di superare già in quella fase la soglia del 50%, ciò non è stato, abbiamo dovuto affrontare anche il ballottaggio, un periodo in cui si sono accese delle polemiche secondo me anche eccessive, troppe bugie, troppi veleni, ma non fa niente, adesso siamo arrivati, c'è stata una riconferma nettissima, abbiamo sicuramente doppiato il nostro... Abbiamo doppiato i nostri competitori che le hanno provate proprio tutte, ma noi abbiamo dimostrato di essere più forti. Sulmona vuole cambiare, vuole Anna Maria Casini, vuole la sua squadra e vuole la Sulmona che vuole girare pagina! È stato un lungo cammino, questo iniziato 5 anni fa, quando oltre 20.000 torinesi, lo ricordo bene, ci hanno dato la possibilità di entrare per la prima volta nella Sala Rossa per iniziare a mettere i semi di ciò che sarebbe successo dopo. In questi anni molte persone si sono avvicinate a noi, qualcuno è anche qui, e hanno portato le loro idee, la loro esperienza, la loro visione e tutti insieme abbiamo lavorato per costruire un progetto per dare un nuovo corso alla nostra città. È stato un lungo cammino, anche questa campagna elettorale, iniziata più di 7 mesi fa, molti di voi ci hanno seguito in questo percorso. È stata intensa e faticosa, ma l'abbiamo affrontata con impegno e generosità, senza mai perdere il sorriso, anche nei momenti difficili, e ce ne sono stati molti. Abbiamo incontrato decine di migliaia di persone che volevano tornare a occuparsi della propria città e dei suoi beni comuni. Abbiamo assistito ad una voglia sempre crescente di mettere in discussione i problemi reali e le criticità rimaste senza risposte di Torino. Ci siamo presentati così, come siamo, come sono. Abbiamo presentato il nostro programma, abbiamo scelto i nostri assessori, che sono qui con me, e i torinesi, permettetemi di dirlo, ci hanno accolto con un rinnovato interesse per la politica e un calore difficili, se non impossibili, da descrivere qui in pochi minuti. Ma noi altro non siamo che un piccolo frammento della storia della nostra città. Riceviamo l'eredità di coloro che prima di noi hanno costruito tutto ciò che ora ci circonda, in 2 millenni di Torino. In questa storia ci sono le vittorie per la nostra libertà,